Buonasera, bentrovati amici sportivi a Miss Match, la trasmissione autoprodotta alla Passacqua Selezioni Ragusa che ogni settimana vi racconta le gesta delle aquile biancoverdi di coach Nino Molino. Siamo alla quinta giornata di campionato, fra l'altro oggi è stata una giornata molto importante perché è arrivata Rebecca Branson, e, insomma... Una giocatrice che era da tempo aspettata, una giocatrice che ha vinto il titolo WNBA e che tutti i tifosi attendevano in maniera spasmodica da settimane. Finalmente ce l'abbiamo qui a Ragusa, domenica farà probabilmente il suo esordio in quella di Umbertide, dove appunto la squadra si recherà in trasferta domenica prossima. Io come sono solito fare vi presento gli ospiti di questa sera, il collega Gianni Nicita. Innanzitutto buonasera Gianni. Buonasera Michele, buonasera. Usiamo presentare ogni volta un tifoso diverso del gruppo Sissona. Questa volta abbiamo Mario Di Salvo che è vicepresidente del gruppo. Ma dai, buonasera a tutti intanto. Ciao Mario. Ci scherziamo più che altro. Ci scherziamo, sì, ci scherziamo, sì. E poi abbiamo il preparatore atletico della squadra che è Paolo Modica. Fra l'altro, ciao Paolo, buonasera. Ciao. Ancora non ti avevamo presentato, no, ufficialmente, perché questo è il tuo primo anno. Poi insomma avremo modo di chiacchierare con te sulla preparazione atletica, sul tuo lavoro per le squadre. Fra l'altro appunto parleremo anche di Branson, e dunque vediamo un po' come dovrai gestire questa preparazione atletica di una atleta appunto che ha finito adesso un campionato e si accinge, no, a cominciarne un altro. Sarà una cosa assolutamente interessante. Come siamo consueti di fare di solito, facciamo il punto con Gianni Nicita e vediamo un po' a che punto siamo arrivati in questo campionato. Gianni? Beh, lo sai, mi piace fare un po' di ironia all'inizio, anche sì, perché se spariamo qualche cosa, no, sennò no, ci addormentiamo, spariamo niente, se no ci addormentiamo. È bello il titolo Miss Match, non ho capito tra noi quattro chi deve fare la miss, però in ogni caso arriverà chi farà e chi farà la miss. Beh, che dire, il campionato è sempre lo stesso. Il campionato ha sostituito Umbertide e ci ha messo Lucca, poi Lucca, Schio, Venezia e Ragusa che devono gestire questo campionato. A noi credo che sia andato bene anche il calendario. Sia andato bene il calendario perché in realtà non abbiamo incontrato squadre forti. Tutte quelle che abbiamo incontrato sono in basso in questo momento. E questo ci è andato anche bene, anche se credo che non avevamo assolutamente difficoltà. Però ci è andato bene l'inizio del calendario, e come ti dicevo domenica durante la telecronaca all'inizio, dovevamo vedere una squadra che esplodeva, è esplosa proprio contro Vigarano, segnando più con uno scarto di 40 punti. È chiaro che adesso le cose si mettono in salita perché man mano incontriamo le squadre che vanno per la maggiore. Però Umbertide quest'anno sì, si completa come organico, credo che adesso, anche se abbiamo un organico forte. Benvenuto anche al nuovo preparatore Paolo Modica, che è di Modica, quindi in sostanza questa Modica ce l'abbiamo sempre oppressa nei nostri pensieri, soprattutto io, però è chiaro che il campionato probabilmente inizia domenica, perché domenica abbiamo la squadra a completo, sempre se la Branson giocherà, però credo di sì, se arriva il visto, se arriva tutto. Lo sa il coach. Quindi credo che comunque la squadra che abbiamo è titolata. Io questa volta invece devo criticare i Ragusani, perché ci vuole. I Ragusani che probabilmente dovrebbero essere di più al Palasport, non devono aspettare solo la partita con Schio. Ma questo penso la che partita, sarà una cosa che ci trascineremo per tutto il campionato. Ma ci sono 14 partite, quelle che sono 13-14, le dobbiamo vedere tutte, come noi veniamo a dette ai lavori, ma li dobbiamo vedere sul tutte. Pubblico volevo fare intervenire Mario Di Salvo. Caro Mario, allora intanto
Complimenti, perché tu nella puntata scorsa sei stato eletto quale tifoso più bello da parte di Chiara Consolini. E quindi c'è stata un'interpretazione. Alessio Miceli ti potrebbe far vedere anche la clip. Per ora ce la evitiamo per questioni di tempo, ma le persone se lo ricorderanno bene. Volevo che esprimevi qualcosa a proposito del pubblico, riagganciandosi a Gianni Nicita. Mi riaggancio a Gianni, il pubblico ragusano ha un excursus solito che comunque è stato e sarà sempre questo, quindi si inizia sempre con poco pubblico per poi andare a crescere soprattutto nelle fasi finali, però comunque voglio dire anche che c'è anche un bel gruppo di fondo, c'è comunque una bella filosofia e c'è anche una bella tifoseria adesso a Ragusa. Da 2 anni a questa parte credo che si è lavorato anche su questo e c'è un bel messaggio anche, quindi la Passalacqua ormai è una bella istituzione nel panorama sportivo, io dico, anche della città di Ragusa. Poi è chiaro che queste sono situazioni che vanno viste e sta secondo me anche nel carattere e nell'indole dei ragusani. Assolutamente sì. Però io sono fiducioso e ci aspettiamo di domenica in domenica un aumento progressivo. Poi adesso sono convinto che comunque con l'arrivo di Rebecca, la squadra al completo, il titolo WNBA, tutto questo farà comunque anche da collante e penso che vedremo un bel pubblico. Perlomeno me lo auguro. Chi è che vuole fare di voi una domanda a Paolo Monica? Gianni? Che dire, dal maschile, faceva pallavolo maschile se non vado errato. No, anche femminile. Anche femminile. Le ultime 4 stagioni ho fatto il Marsala 2 B 1. Però dalla pallavolo alla pallacanestro la differenza nell'allenare delle ragazze, sì, delle cestiste c'è. E la preparazione atletica poi alla fine è quella che conta. Lasciamo perdere il lavoro di Molino Ferrari e Recupido, ma credo di più nel preparatore atletico che in loro. Mi fa molto piacere. Vabbè, eri qui, cosa ti dovevo dire? Sì, no. Perché vuoi far arrabbiare al Molino anche a distanza. Anche a distanza, ecco. Beh, ovviamente la preparazione atletica è una componente della preparazione globale, anzi quest'anno a Ragusa si sta facendo qualcosa di nuovo, perché ho trovato una società che ha messo in piedi un organico di staff che si occupa di psicologia, che si occupa di alimentazione suppletiva, che si occupa di valutazione funzionale, per cui il presidente quest'anno ha messo assieme non solo uno staff che si occupa della parte tecnica, ma uno staff medico competente dove ci appoggiamo, ma per la prima volta è stato inserito dei personaggi che puntano a migliorare le motivazioni degli atleti, a migliorare la performance. Come è stata impostata la preparazione per arrivare come, dove, in quale periodo? Ma ovviamente abbiamo previsto le 6 settimane funzionali di preparazione, che è praticamente scaduta la settimana scorsa, per cui siamo appena usciti dalla fase di carico elevati. E ovviamente non ci aspettavamo il ritardo di Rebecca, ma ovviamente avevano un titolo WNBA e quindi aveva qualche impegnuccio, insomma, di media importanza. Sì, niente, Little è arrivata nel momento in cui avevamo bisogno di qualcuno sotto canestro e lei fisicamente ci dà una grossa mano. Come tutte le americane che vengono qua, che vengono già dalla fine delle conference, hanno già finito le fasi preparatorie, per cui loro sono in fase di campionato lanciato. Quindi non faranno la valutazione funzionale. Faranno la valutazione funzionale come tutte le altre, però non si sobbarcheranno di carichi di pesi come le altre. E quando poi avremo le 2 settimane di scarico, e cominceremo a fare qualche richiamo per vedere insomma lo stato di forma, ecco. Allora, la scorsa settimana qualcuna l'hai sbagliata, però l'hai sbagliata apposta, che era quella di... Ma quella là la sbaglio sempre. La sbaglierai volutamente. Quindi vuol dire che chi si vuole giocare la schedina o vuole scommettere, basta mettere il risultato opposto alla partita che io sbaglio. Perfetto. E quindi questa volta, poi, quando me lo dici, mi dici questa la sbaglio apposta. Lo capiranno subito. E allora andiamo a vedere un po' il cartellone della prossima giornata e poi andiamo con il pronostico, che questa volta farà Paolo Modica in compagnia di Gianni Nicita. Questa è la cartellone della prossima giornata. Allora splittiamo lo schermo, lo dividiamo cioè a metà e andiamo con il pronostico della 5ª giornata di campionato. E allora io vi prego di essere estremamente sintetici. Cagliari-Torino. Per me vince, sì, Torino, sicuro. Ovviamente Torino.
Napoli-Lucca. Questa è una bella partita, dico Napoli perché sennò altrimenti Napoli può andare a casa. Dico Lucca appena di 5 punti al massimo. X, Vigarano-San Martino. Beh, credo che vinca San Martino. Vigarano è la squadra forse più scarsa del campionato. San Martino. Schio-Venezia. E qui questa la sbaglio, eh? Non l'ho detto, eh? Che metto, se non metto due in questa partita allora è finita, ce ne andiamo sempre a fare tutte e due in testa alla classifica. Proprio un derby questo. No, Venezia sicuro. Decisamente Schio. Parma-Orvieto. Parma. Parma. Io per Parma, sì. Battipaglia-Sesto-San Giovanni. Battipaglia. Anche io Battipaglia. Umberti de Ragusa, non vi chiedo il perché? Risultato. Come? Però non ci chiede il risultato, è bello questo. Voglio sapere chi è la migliore di Umberti. Guarda, la migliore di Umberti credo che sia Sommins o Milazzo, una delle due, comunque, a parte questo. Però dico X in questa partita. Va bene, va bene. No, io per scaramanzia non dico assolutamente nulla. Tu non niente su Umberti de Ragusa. Mario Di Salvo, no, mi devi dire come finisce Schio-Venezia. Ma guarda, Schio-Venezia, tecnicamente Schio credo che sia superiore a Venezia, ma mi auguro tantissimo che vinca Venezia, così da dare un po' una sorta di primo assaggio, da farli, non dico innervosire, però un tantinello arrabbiare per essere noi sopra e loro sotto. Naturalmente è il desiderio di un tifoso, quindi muore qui. Allora, Gianni, la giocatrice ragusana, italiana, sì. Più forte, Little. È naturalizzata, mi pare, no? Little, sì, a occhio e croce, potrebbe anche potrebbe ragusana. Potrebbe essere la migliore dell'incontro, fra l'altro lo ricordiamo, Little dopo le prime quattro giornate di campionato in testa anche alla classifica dei marcatori e quindi, insomma, potrebbe anche essere... Insomma, no, la migliore di questa partita. E, a proposito di Little, però, questa è stata la giornata di Branson. Vediamo un po' le immagini, no, di quando è arrivata oggi pomeriggio al palazzetto. Mario, così, perché sì, l'altra volta ho fatto parlare Peppe Fiorile poco, si è arrabbiato. Adesso faccio parlare a Mario un po' di più. No, però io smentisco, non è assolutamente vero. Eccola qua, si è presa... Si è presa gli applausi del pubblico, non so se già eri sugli spalti oppure... No, guarda, io sono arrivato leggermente più tardi, quindi qualcosa me l'hanno raccontato. Le immagini sono sparite, ecco. Qualcosa me l'hanno raccontato, però Rebecca mi sembra una gran bella persona, al di là del gioco. Abbiamo avuto il piacere un attimo di conoscerla, abbiamo scambiato due chiacchiere, abbiamo fatto anche due foto e mi è sembrata veramente molto carina, cordiale, alla mano e penso che... In questo staff si inserirà molto molto bene e spero anche che veramente ne vedremo delle belle. Abbiamo finalmente, io ritengo, un roster di grande qualità. Gianni, sicuramente una cosa non da poco per una campionessa NBA. Ma fa tutto, fa la pubblicità. Credo che già Stefano Passalacqua abbia fatto benissimo, l'ha sottolineato anche Monica, di uno staff tutto completo, ma di uno staff non solo tecnico ma anche da parte delle giocatrici. Credo che abbiamo una buona squadra, le due americane di quest'anno, se decidono di giocare sempre in due partite, sono di ottimo livello. Vedi, per esempio, domenica ho avuto l'impressione, poi non lo so se sarà stata la tua stessa impressione, che Little quasi ha passeggiato con Vigarano ed è risultata la migliore realizzatrice. Se invece di passeggiare continuerà, ovviamente con le squadre che glielo permettono, Schio, Venezia, Napoli, Lucca, credo che praticamente ci divertiremo. E speriamo sicuramente di divertirci. Noi concludiamo intanto la nostra prima parte. Io ringrazio gli ospiti per essere stati con noi. Ci vediamo invece nella seconda parte, dove la protagonista della faccia a faccia sarà Monique Ngonjoc. A più tardi.